Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video molto speciale dello Squishy Slime. Oggi, come avete richiesto in tantissimi, andiamo a fare uno Squishy Slime Babbo Natale proprio in tema Natale, visto che oggi è il 25. Io auguro un buon Natale a tutti. Come avete passato le feste? Come le state passando? Scrivetemelo sotto in un commento. Spero che questo video ovviamente vi piaccia e vi diverta. Quindi iniziamo con il tutorial. Per fare questo Babbo Natale ci servirà come sempre del silicone acetico trasparente. Io inizio a spruzzare il silicone all'interno del bicchiere e lo mischio con un pochino di acrilico rosa per iniziare a fare il colore della pelle. Poi prendo l'amido di mais, lo metto in un piattino e unisco il mio silicone. Ho messo una puntina di acrilico, altrimenti era troppo forte, perché poi mischiandolo appunto con l'amido di mais questo diventerà molto più chiaro, il colore diventerà chiarissimo. Infatti vado a fare il mio impastino per iniziare a fare la faccia di Babbo Natale. Lo stendo a mo' di cerchio, mi aiuto con la schiuma da barba, wow, professional proprio Yolanda. Poi prendo del cotone e inizio ad arrotolare la mia pallina per formare la faccia. Quindi arrotolo arrotolo, chiudo benissimo il retro e stacco la parte in eccesso. Faccio una pallina e smusso tutto per regolare bene il visino, insomma. Dopo aver fatto ciò mi aiuto con una spatolina, vedete, a smussare bene e a togliere tutte le crepe o i buchetti che si sono formati. Tolgo ancora l'eccesso con un cutter e smusso ancora benissimo con l'imidita. Ecco qui, adesso con l'eccesso di silicone cosa vado a fare? Vado a fare il mio nasino, le gote di Babbo Natale, delle gote belle grandi e che poi diventeranno rosse, le vado ad attaccare sempre, voi usate meglio uno stuzzicadenti o una spatolina. E aggiusto gli ultimi dettagli e vado a fare anche le mie orecchie, sempre con il mio silicone rosa di prima, e le vado ad attaccare con lo stuzzicadenti, ma se non si attaccano voi potete usare benissimo un pochino di silicone. Ecco qua, smusso bene ed ecco la mia faccetta, il mio inizio della faccetta. Poi prendo altro silicone sempre trasparente, lo mischio con l'amido di mais per fare il bianco. Prendo un pezzettino, un cerchietto, lo divido a metà per fare i baffi e li metto sotto al nasino. Ecco qui i miei baffetti di Babbo Natale, sono bellissimi, sta iniziando a prendere appunto la forma di Babbo Natale e li attacco meglio con una spatolina. Dopodiché stendo un cerchio, una sfoglia di silicone e inizio a fare la forma della barba, ma momentaneamente non la attacco alla faccia, vado a prendere solamente la misura. Infatti vado ad allungare i due lati per far sì che aderisca poi bene dopo, vedete? Prendo le misure e va benissimo, vado a fare poi la texture della barba, punzecchio un po' lì un po' qui e ho fatto la texture. Poi con del silicone sempre bianco vado a fare i capelli di Babbo Natale che attaccherò dietro alla testa con un pochino di silicone, mi aiuto con il silicone, lo spalmo bene e attacco i capelli dietro la testolina. Ecco qui. Prendo il silicone, lo mischio con l'acrilico rosso per iniziare a fare il cappello, sempre nell'amido di mais, sempre il nostro impastino. Molto semplice ragazzi, per non sporcarvi le mani basta che vi bagnate prima le mani con l'amido e poi mescolate il silicone. Dopo aver fatto assorbire tutto l'amido al nostro silicone, lo stendiamo e io inizio a fare un cerchio che unirò a mo' di cono, meglio che voi vediate come sempre anziché che io vi spieghi. Ecco qui, unisco il mio cono, sfumo bene, allungo per dare la forma del cappello di Babbo Natale, taglio l'eccesso, vado ad unire ancora meglio ed ecco qua il mio cappello di Babbo Natale. L'unica cosa da fare adesso è appunto attaccarlo alla testolina. Sono andata a piegare un pochino la parte finale del cappello, altrimenti sembrava un effetto. Poi vado a fare sempre con il silicone bianco la pallina all'estremità del cappello e la parte fluffosa, quindi morbidosa, del cappello stesso. La vado ad attaccare molto bene, se non si attacca vi ricordo potete usare anche il silicone.
Poi inizio a fare tutti i dettagli bianchi, ossia altri capelli, che mi serviranno poi per attaccare la barba, come infatti li vado a mettere attorno alla faccina. E adesso mi aiuto con la vernice acrilica per tenere sulla barba. Attacco quest'ultima con del silicone, sempre alla faccia di Babbo Natale. Adesso, dopo che si è tutto asciugato, perché mi raccomando, voi dovete far asciugare benissimo il tutto, vado a ritagliare il triangolino della bocca. Vado ad estrarre la mia lana che c'era all'interno ed ecco la faccetta squishy. Andiamo a fare come sempre lo slime molto semplice con colla trasparente, glitter super rossi. Vedete che bello questo slime, questi glitter super. Poi bicarbonato e soluzione per le lenti a contatto. Come sempre semplicissima, voi potete usare acido borico oppure detersivo, ve lo dico in ogni video. Ecco qui il mio slime super semplice e facilissimo, si fa in 5 secondi. Adesso con il gessetto rosso vado a colorare le guanciotte ed il nasino del mio Babbo Natale. Mi raccomando, questo Babbo Natale si asciuga, cioè come tutte le altre creazioni che ho fatto così, in massimo una mezz'oretta. Adesso con lo smalto vado a disegnare gli occhietti, con lo smalto nero ovviamente, ed ecco qui il nostro squishy vomita slime Babbo Natale. Visto che in tanti di voi me l'hanno richiesto, ho accontentato le vostre richieste. Spero che questo video come sempre vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, un commento sotto. Io vi auguro a tutti voi ragazzi un felice Natale, spero che stiate passando queste feste in allegria, con tanta felicità, con tanto bene. Io vi voglio tanto bene e noi ci vediamo come sempre domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye.